battaglia delle 100 mani. Aperti, non devo... Stai indietro e non ti succederà nulla! Arriva la morte! Ah!
Ombra dell'Aquila, ho sentito che la tua nave è temibile e il tuo equipaggio valoroso. Vuoi aiutare Sparta a danneggiare la flotta ateniese? Sparta ha la mia nave e il mio equipaggio. Mostriamo a quegli sporchi ateniesi l'ira di Poseidone. Ho navigato fin dentro la bocca di Poseidone. Le onde si inchinano a me terrorizzate. Thank you.
Più veloci! Le motori, forza! Muoversi! Ora non andranno da nessuna parte! Si prepari per gli arcieri! Basta finché non siamo pronti! Sprechiamo frecce! Frecce! Non possono più navigare! Si vengono a spostare! Andiamo! Più veloci! Spostiamoci! Più veloci! Ci vengono addosso! Arcieri, avanti! Contente! Ci abbiamo fatto! Mira, salta! Avanti! Più velocità! Così, andiamo! Pronti agli archi! Forza! Non ci siamo! Tempo di ricaricare! Incendiamo le frecce! Riproviamo! Forza! Nave nemica resa in opposizione! Accelerata! Avanti! Scoccare le frecce! Arcieri! Per la barba di essere le bersagli a mancare! Via! Arcieri! Preparatevi! Forza! Voglio vederli in fiamme! Frecce! Arcieri! Colpite! Bersaglio mancato! Finché non siamo pronti! Aumentare la velocità! Forza con i remi! Arcieri, pronti! Forza! La nave è ferma! Aspettiamo che siamo a tiro! Forza, che ricarichiamo! Incendiare le frecce! Li abbiamo mancati! Arcieri, pronti a colpire! Colpite! Verso il mare aperto! Archi pronti! Dobbiamo tornare in posizione! Non sprechiamo frecce! Arcieri! Ci siamo! Alle frecce! Più veloci! Tenetemi forte! Frecce! Comandante, abbiamo il coraggio! Stanno per attaccarci! Vedetemi! Datemi fuoco! Riproviamo! Arcieri in posizione! Proviamoci ancora! Finché non siamo pronti! Avanti! Avanti! Pronti agli archi! Tutto bene, ma non sono stata l'ultima volta. Avvantaggio! Con me! Thank you.
Le leggende racconteranno di come io ho ucciso Poseidone con il suo stesso tridente e gettato la sua testa agli squali. Preparatevi! Yeah.
Muoversi! Siamo al massimo! Qui siamo al sicuro. Avremo già un calma non andate. Preparatevi all'abbordaggio! Seguitemi!
Sembri piuttosto forte. Guerrieri! Ho incontrato Rossane ad Idra.
Mi ha detto di parlare con te per partecipare alla battaglia di Milo. Ha detto bene. Io sono Dracchio. Alexios, voglio partecipare a questa... come la chiamate? La battaglia delle cento mani attira guerrieri da ogni angolo del mondo greco per combattere e vincere un ricco premio. Ma è una competizione letale, di quelle dove sopravvive solo il vincitore. Mi piace lavorare nell'ombra. Non so se combattere in campo aperto faccia per me. Soltanto i più abili hanno una speranza di vincere la battaglia delle cento mani. Non prometto nulla. Se ti unirai alla battaglia, potrai dimostrare il tuo coraggio contro i migliori. E visto che la competizione è finanziata dalle persone più potenti e influenti del mondo greco, il premio è sempre ricco. Se parli delle persone che penso, mi piacerebbe incontrarle e... scambiarci qualche parola. Esatto. Sono il tipo di persone di cui non parlerei mai apertamente. Sai, mi ricordi qualcuno che ho già incontrato. Un altro feroce guerriero. Forse era tuo parente? Intendi Deimos? Allora questa battaglia è finanziata dalla setta. Naturalmente non posso rivelarlo. Non a un contendente qualsiasi. Ma vinci la battaglia delle cento mani e ti dirò tutto quello che so. Voglio partecipare. Sapevo che l'avresti fatto. L'unica regola è che ogni contendente deve allenarsi con un rivale e ognuno dei due deve garantire per l'altro. Ho già incontrato Rossane, a Idra. Ho sentito. Ti avrei raccomandato proprio lei. È tra i favoriti per vincere la competizione. Se puoi allenarti con lei, allora c'è sicuramente un posto per te nella battaglia. Com'è iniziata la tradizione della battaglia di Milo? L'ho avviata io grazie al supporto finanziario delle persone potenti di cui ti parlavo. La metafora è che ogni contendente combatte contro un centimano. La creatura con 50 teste e 100 mani. Esatto. Sconfiggendo tutti gli avversari, è come se il campione avesse ucciso la creatura stessa. Un bel risultato. Non è un'impresa destinata ai deboli. Esatto. Cosa sai di Rossane? Discende da una lunga stirpe di aspiranti campioni. La sua intera famiglia ha cercato di vincere la battaglia delle cento mani. Aspiranti campioni? Devo dire però che nessuno di loro era abile come Rossane. Come sei diventato l'organizzatore della battaglia? Ero un mercante emergente da queste parti. Un po' a corto di fortuna. Dovevo qualche favore, finché alcune persone potenti non hanno preteso che li ricambiassi. Mi è andata bene. Gli sport sanguinari vanno alla grande su Milo. Queste persone potenti che hai menzionato fanno parte della setta di Cosmos, vero? I misteriosi. Ti piacerebbe conoscerli? Sì, lo so, ma dovrai aspettare. Quanto? Resto legato a ogni mio campione. Se vincerai la battaglia, potremo discuterne sorseggiando il vino della vittoria. Pronto a combattere. Esatto. Rossane mi ha detto che il tuo allenamento è andato bene. Ci vediamo oltre le porte della città. La battaglia inizierà presto. Dall'aspetto dei guerrieri, questa battaglia delle cento mani sarà ricordata per secoli. Esatto, la gente ne parlerà negli anni a venire. L'attrezzatura potrebbe fare la differenza tra vita e morte. Non dimenticare di far visita a Gernadio per l'armatura e le armi migliori. Grazie, Dracchio. Preparatevi, guerrieri. La battaglia sta per iniziare. Timistius, possiamo cominciare!
Ancora una volta siamo qui riuniti per la battaglia delle cento mani! Esatto! I guerrieri più valorosi del mondo greco sono qui per mettere alla prova la loro forza e la loro abilità! Che sia la lama più affilata dell'esercito ateniese o lo scudo più saldo di Sparta, ogni guerriero qui sarà da solo contro tutti! Alla fine, gli ultimi due sfidanti si batteranno in un luogo speciale, ma solo uno diventerà campione! Che la battaglia delle cento mani abbia inizio! Tenete a mente questo suono! Lo sentirete nel corso della battaglia! Serve a indicare i vostri progressi! Ora combattete! Spade di ossidiana. Li sconfiggerei a mani nude. Non fare un altro passo. È morta.
Spostarmi.
altri guerrieri devono essere altrove. Credevo che ognuno combattesse per sé. Questi si sono chiaramente alleati. Ho quasi finito. Devo tornare da Drachio. Tutti questi corpi. Che inutile spreco di vite. Non ho visto il corpo di Rossane tra i cadaveri. Posso solo immaginare la forza di tutti questi guerrieri riuniti contro la setta. Invece, siamo qui a Milo a squartarci a vicenda per una borsa di dracme. È rimasto ancora un guerriero? Sì, esatto! Pazienza, Alexios! Pazienza! Parla, Drachio! È Rossane? È ancora viva? L'ultimo sfidante si avvicina! Vieni, coraggio! La battaglia finirà all'ombra del vulcano a est. Sembra che l'allenamento abbia dato i suoi frutti. Stavo per dire la stessa cosa. Basta chiacchiere. Il pubblico vuole un campione. Facciamola finita. Possiamo abbassare le armi. Non dobbiamo dimostrare nulla. Questo è scandaloso. Rossane, solo uno di voi due può vincere la battaglia e diventare campione. Non siamo costretti a farlo. Pensa al premio, Rossane! Esatto! Tutto quello che hai sempre sognato è a portata di mano. Possiamo andarcene. Solo uno di voi entrerà nella leggenda. Il prezzo da pagare era chiaro fin dall'inizio, Alexios. Non farlo. Sono così vicina. Basta! La battaglia deve finire! No! Rossane, decideremo noi come finirà, non lui. Comincio a pensare che esistano cose più importanti delle dracme e della gloria. Vieni con me sulla mia nave. L'Egeo è pieno di avventure che ci stanno solo aspettando. Sì, verrò con te. No! La battaglia deve finire. È finita, Drachio. Finirà quando lo deciderò io. Guardie! Grazie, Mistios. Allora, ci vediamo alla mia nave? Sì, sono pronta ad andare ovunque ci conduca il vento. L'avventura ci attende, ovunque sia. La affronteremo insieme.
Vidas, vive, vidas, vive, vorrei, vivi, vivi,
iniziate a remare! Più velocità! Aspetteremo il ritorno del comandante!
Barnaba, cos'è la terra che abbiamo di fronte? È Creta, terra di misteri e di eroi. Teseo e il Minotauro. Conosci la storia? In parte. Teseo era un eroe ateniese. Non è una storia molto popolare, Sparta. Sì, ma è una storia epica. Teseo si avventurò nel labirinto per uccidere il Minotauro. Un compito impossibile, eppure egli trionfò e salvò il popolo di Minosse. Sembra che io e Teseo portiamo un fratello simile. Rallegrati, Alexios! Gli dei sono dalla tua parte! Quando avrai compiuto la tua missione, arrostiremo un agnello, berremo del vino e ti racconteremo. We'll be right back.
Cavalieri in posizione! Pronti a combattere! Forza! Pronti a colpire! Cresce! Riproviamo! Fuoco! Arcieri, pronti! Mancati! Più veloci! Più veloci! Attenzione, comandante, vengono da questa parte! Hanno tirato su di noi! Si preparino gli arcieri! Colpite! Arcieri, tocca a voi! Levatori, forza! Andiamo al massimo! Aspettiamo che siano a tiro! Voglio vedermi bruciare! Non ci siamo! Ci attaccheranno a momenti! Esce il bambino! Arcieri! Pronti! Aumentare la velocità! Forza con i nemi! Arcieri! Pronti a colpire! Ora! Per la barba di Poseidone! Ci siamo mancati! Aspetta finché Sembri stranamente emozionato, Robert. Ci stiamo avvicinando a una delle regioni più antiche del mondo, la Terra dei Minoici. Una civiltà affascinante e misteriosa, geni che anticiparono i tempi. Dovrei visitarla?
non restano che rovine della loro civiltà. È perduta da centinaia, se non migliaia di anni. Ma il tuo viaggio ha portato alla luce misteri a cui non avevo mai saputo dare una risposta. Forse tu scoprirai più di me. Via!